Eccoci qua ragazzi, e mentre la Licia mi chiede ma cos'è questo hashtag escile, che non gli ho ancora detto che cos'è. Ma tu lo so, ti ho chiesto se tu lo sai. No, io non lo so, ma ti pare che io posso sapere delle cose del genere? Ciao ragazzi, siamo arrivati finalmente a Lucca, ormai è mezzogiorno e noi siamo in viaggio dalle 7:15 da Ferrara. Arrivare qui a Lucca con i meravigliosi treni merci bovini offerti da Ferrovie dello Stato italiano. E niente, l'hashtag escile vuol dire... Sta qua che praticamente sta, non so se è tipo da porno, porno vivo, non so. E tutti grandi vogliono vederle. E tutti gli hanno fatto sta che escile, no? Sono stati quelli delle Iene, da lei, questa qua è ucraina, no? E finalmente li ha fatto uscire per come ogni maschio fidanzato d'Italia. Non lo sapevo. Possiamo vedere il frutto dello schiacciamento umano nel treno Prato-Lucca. E visto che non ci facciamo mancare niente, qui abbiamo salmone Philadelphia. Solo l'ultima parte della coda per l'area Games. E poi non ci arrivo più col braccio. Come prova che siamo noi a fare il vlog, ecco la Licia all'interno del padiglione dei Games. E qui ci sono quelli da tavolo, per cui vedete che non se li incula nessuno ed è tutto libero. Ma più avanti ci sono i videogiochi, ragazzi, i nostri meravigliosi videogiochi. Ricordiamo al nostro simpaticissimo pubblico che abbiamo scelto forse la giornata migliore per venire a Lucca Comics, quella del 31-10, quella di Halloween, oppure Harlowin come dice mia mamma, della giornata che ci si aspetta più presenze. Ecco spiegato perché far uscire il trailer molto molto prima dell'uscita del film. Vendere un botto e mezzo di merchandising. Sano cosplay, potete guardare, ammirate, guardate quanta abbondanza che c'è qui in Italia, guardate, l'Italia e il Giappone che si unisce. Sì, ovviamente, guarda, aspetta, faccio un regalo. Grazie. Mi lascio, aspetta, appena l'ho detto.
Lo pensi. Probabilmente si tratta di qualche biancheria intima tagliuzzata che ha rubato da qualche cassonetto. Attenzione! Oh! Guarda, è uno per un vostro amico per fare qui la trick. Va bene, grazie. Ce ne fosse mille di persone come te al giorno! E questo vale tutto il viaggio, ragazzi. Amici, adesso un annuncio importante: sappiate che tra 10 giorni io vi lascerò questo mondo terreno, perché sta per uscire il gioco, forse, che non è un gioco ma il gioco. Il gioco? No, no, sì, eccolo! No, solo 10 giorni. Tanto io non ho né PlayStation 4 e un computer che non lo girerà mai, forse ai minimi. Ecco i miei più terribili nemici. Non le palle, i creeper. Questo l'ho visto nell'ultima puntata, era là che camminava. Tu ricordi? La spada di diamante. Costerà come un diamante vero? Duffman. Con il tuo costume e la mia scatola facciamo una cosa per te. Noi siamo ancora qui. Faccio una foto al film migliore dell'anno e dei prossimi 10 anni. Dark Souls. And Bloodborne. Ammiratelo! Ammiratelo! È il giorno del Valhalla! Non c'hai la bomboletta? Guarda, sai quanto l'ho cercata, spray per alimenti argentato, ma porca miseria. Dai, a dove? Ma porca miseria. È un altro signore della guerra, un figlio della guerra quello lì. Sì. Però sono di seconda generazione, quella che vestono, non esatto. Come voi. Cuccioli di guerra. Esatto, perché le tradizioni nel mondo di Mad Max si sentono ancora, poi ci sono quelli che non le sentono, si vestono all'occidentale. Ma ci sono ancora quelli che credono in Immortal Joe, anche Immortal! Dopo quello che è successo, guardate. E nello stesso punto, come l'anno scorso, zero calcare. A firmare. Ok ragazzi, è rotte. Ma quanto grande è il nostro viaggio, il nostro percorso dei sapori sopraffini di Luca Comis. Continua con questa sbrega di panino alla porchetta. Salutiamo i residenti lucchesi che ne avranno due così di questa bellissima manifestazione. 6.000 euro di panino di porchetta. E noi intanto ci dirigiamo al Japantown e vediamo che anche le attività locali si spingono dalla più pura passione verso il mondo dei nerd, e non per cavalcare l'onda di nomi altisonanti per richiamare gente.